Quante volte facendo sport non hai pensato almeno una volta, beh, dovrei misurare, verificare la mia frequenza cardiaca? Beh, sì, è vero fino a un certo punto, perché poi vedrai in questo video bestseller, che è uno dei più visti dal 2016, che la frequenza cardiaca non è una, neanche due, neanche tre, e forse neanche quattro, e via via. Ovvero, la frequenza cardiaca, se vuoi, si può utilizzare per i tuoi allenamenti, ma se proprio la vuoi usare, devi essere veramente molto molto attento, attenta, che sia quella perfetta, giusta per il tuo allenamento. Altrimenti potrebbe essere troppo o troppo poco. Se l'argomento ti interessa, rimani con me per il video bestseller sulle frequenze cardiache. A dopo, ciao! Frequenza cardiaca e sport. Forse non c'è un argomento dove tutti quelli che fanno sport, tutti noi, possiamo essere davvero esperti, magari in una discussione tra amici. Allora proviamo ad aggiungere qualche piccolo elemento che magari ci cambia un po' il modo di pensare. Ad esempio, quattro motivi per i quali la frequenza cardiaca può cambiare a lungo termine, quattro motivi, cinque motivi per i quali può cambiare a breve termine e sei frequenze cardiache da controllare. Iniziamo. Quattro motivi a lungo termine. La frequenza cardiaca è influenzata dall'età, dal sesso, dalla salute e dallo stato dell'allenamento e può cambiare davvero tanto. Cinque motivi per i quali può cambiare a breve termine, dall'oggi al domani. Ad esempio l'umidità, la temperatura, l'idratazione, lo stato dell'umore, ma anche lo stato del recupero. E ancora sei frequenze cardiache, non una. Ad esempio la frequenza cardiaca a riposo, la frequenza cardiaca pre-esercizio, la frequenza cardiaca alla soglia aerobica, alla soglia anaerobica, al VO2 max e la frequenza cardiaca massima, che probabilmente è l'unica a noi che crediamo di sapere, anche perché ci sono delle formule che stimano una certa frequenza cardiaca massima. Ma attenzione, queste formule non stimano esattamente la nostra frequenza cardiaca, ma quella della popolazione. E questa può essere veramente molto diversa da persona a persona. E poi attenzione, perché la frequenza cardiaca massima tendenzialmente nel corso della vita è legata ai fattori che abbiamo detto prima e non cambiano dall'oggi al domani. Mentre a riposo può cambiare in un modo importante con l'allenamento. Quindi quando noi ci andiamo ad allenare, utilizziamo un comune cardiofrequenzimetro, prima di pensare che la frequenza cardiaca sia una e basta, e prima di pensare che basta togliere un x% alla frequenza cardiaca massima per ottenere i risultati, attenzione, perché potremmo allenarci con uno stimolo troppo alto per il nostro obiettivo o troppo basso per il nostro allenamento. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e ci sentiamo al prossimo.